Cominciamo! Manager 82, Bob Seger, All Time Rock and Roll. Di Minor Joe, il rock classico. È meno male, c'è quella robaccia lì, vero? Certo. Bob Seger sul sagrato della chiesa viene perculato dai suoi amici. Oh. Robe, ma come cazzo ti sei vestito? Dicevo Bob Dylan, ti sei messo le scarpe di vernice. Ti sei pure fatto il riportone, sembri un vecchio, aggiunge impietoso John Cougar Mellencamp. Arriva la moglie di Seger che guarda male gli amici del marito. E questi chi sono? Seger dice: scusate ragazzi, ma devo andare. And dove vai? E lui rassegnato risponde: andiamo a messa, poi al battesimo. C'è un sacco da fare. Ha sposato un avventista del settimo giorno. Con la gravatta quella di cuoio. Sì, bella. E poi Max Giorgi e Siferum, Lai Lai Hey. Grazie. Vabbè, era folk. No, non è male. Fai un po' sentire la tua voce. Aspetta, perché temo ci sia di peggio. C'è di peggio? Sì, c'è di peggio. No. Sì. Sì. Fa sentire? No, è proprio male, fidati, è male. Yari Mempa, che è il cantante degli Enciferum, non ha gradito l'inserimento forzato nella formazione di Luca Cianosa, terzo genito del più famoso Luciano, che suona la chitarra, il sinta tracolla, reso celebre da Sandy Mata, certo. E che con il folk metal vichingo degli Enciferum c'entra pochissimo, ma non solo, ma Luca Cianosa soffre di colite fulminante e spesso portarlo in tour è un problema. Arriva Cianosa Luciano preoccupato per il figlio. Dov'è? E Yari Mempa risponde scocciato: Luca sta in bagno, ando cazzo va. In vichingo glielo dice. Dove cazzo va? Elisa 03 Extreme, ecco. Tragic Comic, no. Extreme no, ancora. Gary Cheron riceve una chiamata da Snoop Dogg: che fai sto weekend? Ma non lo so, non è che mi fidi molto a spostarmi, sta fase 3 non mi convince, poi c'ho zia immunodepressa. Tu che fai? Ma avevo prenotato a dicembre, non vorrei rinunciare al viaggio, che intanto non me lo rimborsano. Viaggio dove? Alle Maldive, ci vado con dei regionali Trenitalia. Prendi l'altro. Parto subito, ti unisci a me? Passo a prenderti. Cioè parti a giugno per arrivare a dicembre. Un Gary Cherone estremamente interessato alla proposta risponde: Maldive adesso, presto, vieni in zona Arezzo. Ma col coro. La frase esatta è: Maldive adesso, presto, vieni in zona Arezzo. E tra poco torniamo con Rolling Stones. Bella! Willy Peyote con Shaggy, Algoritmo. L'algoritmo di Lance Prevignano ha lasciato fuori una travisata, secondo noi splendida, appena giunta al 342 00 00 700. Andiamo a fare tu tost. Dai Previ. Sì, dovete sapere che c'è stato. Passare questa travisata è formidabile. Formidabile. Dovete sapere c'è stato un mail bombing. Un saluto dal travisatore Giammievo. Lui è dietro a questo disegno simpaticissimo per cui mi hanno mandato una decina di mail dicendo: mettila. Ho preso atto. Ho detto: siete degli scherzi. Fanno gli scherzi. Gianni, sappi che noi eravamo con te. Vai, veloce, vai. Ma è la gioia 82, Rolling Stones, Route 66. Possiamo metterla tutta. Bella. Proviamo? Domani? Vediamo così. Che bella la Route 66. Io e Giorgio l'abbiamo fatta. Splendida. Fra Quarna, pensaci tu. Vedi tu. Se la troviamo bene, se non la troviamo, capiamo. O questa o Route 66 di Nat King Cole. Così proprio ci mettono. Direttamente ci defrenestrano. Non Radio Capital. A Radio Nostalgia. Dai. David Bowie chiede a Mick Jagger: senti, ma come si mangia nel ristorante di Brian Ferry? Ma guarda, risponde Jagger: onesto, abbastanza una merda. Provaci, anche solo per fargli piacere. Avviso, il menù è un po' ristretto, fa un solo tipo di pizza e un solo tipo di pasta. E fanno schifo tutte e due, quindi o così o niente. Solo pizza o solo pasta? Chiede incredulo Bowie e Jagger conferma: pizza o pasta sì, con il vino va giù. Avevo quello tutto.
Ma che la birra? Perché la birra? No, ce ne vuole di più. Col vino, dopo che ti sei fatto due bicchieri, poi butti giù tutto. Molto bene. E poi Giamievo, Prodigy, Pandemonium. Ah, qua la so. Andiamo a far tutto tosto. Uguale. Andiamo a far tutto tosto. Andiamo a far tutto Kit Flint e i Prodigy si mettono nelle mani di Luciano Cianosa per ritornare sulla breccia. No. Cianosa propone loro quello che ha già sperimentato con successo con gli Stones e gli ABBA. Vi ricordate? Testi autodenigratori. Sì, è vero. Parla di alla male gente di se stessi. Piace tantissimo che le rockstar si autosminuiscano. Si autodissino. Tipo, dovete ammettere cantando che fate cagare. Ah. A tal proposito vi ho preparato dei testi. Ce l'ha già pronti. Vai, eh? Kit canta. È un perplesso. Kit Flint canta. Faccio schifo blè. Faccio schifo blè. Faccio schifo blè. Bellissimo. Da suoneria proprio. Bellissimo. E chiudiamo con Deca da Grotta Mare. Il Deca da Grotta Mare, System of Down, Set Statue. Accettabile. A causa della crisi della discografia aggravata dal Covid, P. Diddy ha dovuto trovare nuove fonti di sostentamento e adesso fa le pulizie nelle case degli altri cantanti, solo che si presenta al lavoro sempre con collane d'oro, orologi da 20.000 euro, per cui i VIP dicono già ricco, cosa lo pago a fare? E così il povero Puff Diddy o P. Diddy o Puff Daddy è sempre molto triste. A correre in suo aiuto è Sergi Tankian del System of a Down, che un giorno che P. Diddy è da John Dolmayan, che è il batterista del gruppo, arriva e cerca di difendere il diritto sindacale del rapper. E così Tankian dice serio a Dolmayan: l'hai pagato? L'hai pagata la giornata? Lui è un padroncino, cioè lo paga a giornata. Bravissima la nostra commissione Lancia Prevignano, con la supervisione monarchica di assolutista Patrizio Mattei, ma soprattutto bravi i nostri travisatori.